Buongiorno a tutti, ci stiamo avvicinando all'edizione 2023 della Fiera Lamiera che vi ricordo si terrà a Milano dal 10 al 13 maggio, un'edizione che si preannuncia ricca di novità e di innovazioni. Una delle tecnologie sotto i riflettori sarà sicuramente quella del laser e fra i protagonisti una delle aziende sicuramente CY Laser. Abbiamo oggi con noi Federico Zocca di CY Laser, che ci aiuterà a capire e avere qualche anticipazione sulle tecnologie che saranno presentate dalla sua azienda in fiera, ma anche per conoscere un po' meglio CY Laser e le sue strategie. Partirei però proprio dalla vostra presenza alla miera, Federico. Sarete al padiglione 13, stand C07, e ci puoi anticipare qualcosa delle soluzioni e delle tecnologie proprio che porterete in fiera. Cosa troveranno i visitatori al vostro stand? CY Laser vuole riconfermare la sua presenza e l'importanza che per CY Laser ha il mercato italiano e quindi saremo presenti in fiera portando una macchina in funzione e porteremo il nostro modello di punta, che è la LM3015. Modello di punta perché è una macchina che a livello di soluzioni presenta il meglio che si può trovare sul mercato a livello di motion, quindi motori lineari, una costruzione gantry monolitica molto pesante, questo per garantire chiaramente prestazioni di eccellenza sia a livello di velocità sia a livello di accelerazioni. In più integreremo su questa macchina un generatore laser fibra da 12 kW, quindi comunque una potenza importante. Quindi una potenza importante che è uno dei temi in realtà di questi, soprattutto nell'ultimo anno, un po' per tutto il mercato del laser. Esatto. E anche noi diciamo, non possiamo fare finta di quello che è, diciamo, la tendenza del mercato, però l'approccio di CY Laser è leggermente diverso, diciamo, da quello che è l'orizzonte di quello che offre il mercato, ma dopo vedremo quali sono le nostre strategie. Hai anticipato qualcosa già Esatto. delle soluzioni, ma su cosa state lavorando? CY Laser è sempre stata caratterizzata da la priorità per la fase di ricerca e sviluppo. Penso a quello che avete fatto soprattutto per quanto riguarda un componente fondamentale come la testa. Su cosa state lavorando per quello che ci puoi anticipare? Allora, sì, sicuramente CY Laser, come molti sanno, non tutti, ma molti sanno, è stata pioniera nel laser fibra ottica, tra le prime aziende a applicarla al taglio laser lamiera. Quindi fin dal primo momento la ricerca e sviluppo non è stato solo un driver, ma è stato proprio il motivo che ha portato nascita di CY Laser. A livello di ricerca e sviluppo, chiaramente noi non ci siamo mai fermati in questi anni, abbiamo sempre cercato di sviluppare soluzioni che permettessero ai nostri clienti di acquisire vantaggio competitivo. Non posso chiaramente andare nello specifico sulle singole soluzioni che stiamo ricercando, ma diciamo che in questo momento a livello di ricerca e sviluppo stiamo fondamentalmente, si può dire, adeguando il prodotto a una nuova visione nell'utilizzo di questi macchinari. Chiaramente il mercato del laser, come ci dicono i dati, negli ultimi 4-5 anni è in espansione, una crescita a due cifre da qualche anno, e questo ha portato un po' il laser a diventare, passatemi il termine, un po' una commodity tra le macchine utensili, andando a prendere il posto anche di altre tecnologie che c'erano nel passato, in mente il taglio plasma, il water jet, eccetera. Aumentando, diciamo, la platea di utenza, però il laser in qualche modo deve diventare una macchina più semplice da utilizzare. Quindi sicuramente una grossa parte della nostra ricerca e sviluppo è impegnata chiaramente in quella che è l'HMI, la human interface della macchina, per farla diventare molto molto più fruibile. Questo Quindi sicuramente sarà un tema molto importante. la sensazione è che ci siano due segmenti di clientela a cui vi rivolgete.
Chi già utilizza tecnologia laser, che vuole una soluzione con più prestazioni, più innovativa, e quindi investe in quella direzione, e chi magari è il primo laser che porta in officina. Esatto. E bisogna cercare chiaramente senza spaccare a metà la segmentazione di mercato, comunque di offrire un prodotto che sia fruibile da entrambi. Proprio parlando di nuove soluzioni e applicazioni, un tema importante in questa fase è quello della marcatura dei pezzi, che è un'esigenza prioritaria in tutte le officine. Pensiamo solo alla tracciabilità, alle richieste anche dal punto di vista della filiera, di sapere esattamente ogni prodotto, tutta la sua storia produttiva, ed è diventata una tendenza nel mercato. So che voi avete sviluppato una soluzione che è CY Fastmark, che abbina flessibilità ma soprattutto prestazioni. Ce la puoi presentare e anche spiegarci quali sono i punti di forza di questa proposta? Anche qui sui laser in questa soluzione è stata pioniera. È un'esigenza che assieme ad alcuni clienti abbiamo percepito e assieme abbiamo portato avanti, che era proprio quella di avere delle marcature anche complesse in cima, sui pezzi che vengono tagliati sul laser e garantire che questo processo di tracciabilità fosse in qualche modo blindato, no? Non ci fossero possibilità di sbagliare, perché chiaramente è il valore intrinseco della tracciabilità. Se io scambio le informazioni, non ha più nessun valore. E, quindi la soluzione che abbiamo pensato, che abbiamo sviluppato, è una soluzione integrata di marcatura. Infatti, CY Fastmark non è altro che un sistema di marcatura, quindi una testa di marcatura, un laser di marcatura, tutto quanto dedicato, ma integrato all'interno di un sistema di taglio CY laser. Questo offre molteplici vantaggi. Intanto, chiaramente, la rapidità. Eseguire una marcatura prima di CY Fastmark voleva dire interrompere il processo di taglio e utilizzare, diciamo, il sistema di taglio per eseguire la marcatura. È possibile utilizzare il laser di taglio per eseguire la marcatura? Si diminuisce di potenza e si esegue la marcatura. Però l'aumento della potenza media dei sistemi, visto che questa regolazione è in punti percentuale, ha creato un grosso problema perché chiaramente 1% di 20 kW è comunque una potenza importante per quanto riguarda la marcatura. In più, la marcatura richiede molto controllo su quello che è il processo. Da qui la decisione di dedicare appunto un sistema separato e di integrarlo. L'integrazione dà due vantaggi principali: appunto quello di non fermare in modo importante il processo di taglio e quindi lasciare il processo di marcatura in carico al sistema dedicato. In più un'integrazione anche a livello logico di programmazione. Quindi il programma di taglio e di marcatura viene generato dal cliente in modo molto semplice, come farebbe in qualsiasi altro caso, ed è poi la macchina che determina le marcature da fare con la testa dedicata, le marcature da fare con il laser di taglio e poi chiaramente il programma di taglio. Altro vantaggio è che chiaramente la marcatura sul pezzo viene fatta immediatamente sulla lamiera all'interno del sistema, quindi non può esserci in nessun modo uno scambio di persona, cioè il pezzo Esatto. marcato sarà quello lì. Immediatamente nella fase successiva di scarico del pezzo, io avrò già le mie informazioni. Quindi si riduce il rischio di errore, si azzera In quello, più, diciamo. oltre a marcature semplici
di codici alfanumerici con una testa dedicata galvanometrica, servono a eseguire anche QR code, codici a barre, quindi degli oggetti che hanno un valore aggiunto importante. Possono contenere informazioni molto più ricche e anche molte di più. Esattamente, E rendere proprio il pezzo parlante, quindi. E una cosa che mi sembra importante sottolineare rispetto a quello che hai detto è che in questo caso non abbiamo una macchina di taglio che può anche marcare, ma si tratta a tutti gli effetti di un impianto, quasi un centro di lavoro che ha il processo di taglio e il processo di marcatura. Dello stesso, da quello che ci dicevi, proprio vengono considerati di pari livello, di pari dignità dalla macchina, Assolutamente. quindi non si deve ricorrere a una marcatura, diciamo, semplificata per avere i vantaggi dell'integrazione, ma ci sono tutte le possibilità della marcatura. Esatto. Tu infatti chi è stato, chi ha visitato almeno una volta in vita sua una carpenteria sa quanto è difficile in un ambiente produttivo del genere mantenere diciamo pulite e costanti e consistenti le informazioni all'interno di tutta quella che è la filiera, perché stiamo sempre comunque parlando di lavorazione metalli, quindi un ambiente non sempre pulito, non sempre perfettamente ordinato, e quindi fogli di carta, etichette, adesive, anche marca, mi è capitato anche di vedere marcatura d'inchiostro, non sono sempre una soluzione percorribile. Federico, dal punto di vista pratico, CY Fastmark è disponibile come opzione sulle nuove macchine di taglio CY Laser? È possibile intervenire anche su tutti i modelli? Come viene Diciamo, proposto? esatto, attività che non dico quasi solo CY Laser fa, ma ho visto poche volte sul mercato. Chiaramente CY Fastmark è integrabile su tutti i nuovi modelli CY Laser. Abbiamo anche già fatto delle attività, chiamiamole di retrofitting o revamping su alcune macchine preesistenti, se chiaramente la macchina non è troppo vecchia, si riesce anche a fare questo intervento, ecco. Quindi per chi fosse interessato, credo che la fiera è il momento migliore Per per farsi avanti e anche domandare, capire, sì, quello sicuramente. esatto, e capire, trovare il modo giusto per portare in officina questa soluzione e implementarla nei propri processi. Certo. Prima, comunque, invitiamo tutti quindi a venirvi a trovare in fiera a Padiglione 3G Stand C07. Federico, ma qualcosa ci hai anticipato, ma in che direzione sta andando comunque CY Laser? Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? Guardiamo ai prossimi mesi, se non ai prossimi anni, sempre per quello che ci puoi dire. E anche, credo, può essere anche un modo per capire ed evidenziare quello che vi distingue. Abbiamo parlato dell'importanza della ricerca e sviluppo, questa attività di revamping che non è così diffusa, ecco. Comunque la sensazione è che volete avere un rapporto molto stretto con i vostri clienti. Infatti, l'espansione del mercato che c'è stata è innegabilmente grazie anche agli incentivi statali che hanno caratterizzato tutto l'ambiente della macchina utensile negli ultimi anni. Da un certo punto di vista, oggi no, dove siamo stati volenti e nolenti costretti a fare un attimo uno stop dalla legge di bilancio, se ci guardiamo indietro, vediamo anche che un side effect, un effetto collaterale di questa espansione, no? È che il mercato, per quel che riguarda l'offerta della macchina utensile, per forza di cose, in alcuni casi si è un po' impersonalizzato, no? Perché comunque
c'è stata un'enorme crescita della domanda e l'offerta in qualche modo si è concentrata quasi più sul cercare di fornire un qualcosa, fornire una macchina a tutti i costi, piuttosto che vederla come una soluzione. Chiaramente tutti quanti pressati un po' dalla crisi della fornitura globale, della componentistica. Un po' chiaramente dall'urgenza comunque di produrre il più possibile, no? E accaparrarsi fette di mercato, questa cosa è stata innegabile. Seaway Laser in realtà in questo contesto abbiamo deciso di non comportarci, diciamo, di non conformarci a questa tendenza. Infatti abbiamo mantenuto, diciamo, la nostra capacità produttiva pressoché invariata, ma abbiamo aumentato il valore aggiunto delle produzioni che abbiamo fatto. Quindi abbiamo fornito moltissima più automazione, abbiamo fornito sistemi molto più complessi, sicuramente di valore più alto, e questo anche grazie al fatto che ci siamo posti sul mercato difendendo un po' anche quella che è l'idea iniziale, no? Noi Seaway Laser è nata come una startup e se deve evolversi in una società industriale, un'industria italiana, almeno mantenere un carattere di chiamiamola di relazione e di vicinanza verso il cliente, soprattutto se si parla di mercato italiano. Quindi ci siamo sempre considerati prima di tutto dei partner e poi dei consulenti per i nostri clienti. All'inizio, quando proponevamo una tecnologia, quella del laser fibra, che nessuno aveva e che nessuno bene conosceva, quindi cercando anche di fare cultura sul mercato, no? E oggi cercando di dare quella che è la nostra visione di questa tecnologia. E quindi questo è sicuramente una cosa che in questo momento ci caratterizza. Da qualche anno, un po' anche come tutti quanti, dopo la pandemia, abbiamo fatto anche noi il nostro esame di coscienza e quindi abbiamo un po' tracciato quelle che sono la linea che vogliamo tenere per il futuro. Sarà sicuramente una linea di crescita, ma sarà una crescita per forza di cose sostenibile. Quindi sicuramente per noi sostenibilità da qualsiasi punto di vista sarà un carattere fondamentale. Industrializzazione, quindi vogliamo sicuramente innalzare il livello di qualità dei nostri sistemi e dei nostri servizi. Quindi stiamo investendo tantissimo, ad esempio, in quello che è il service, in quello che è la gestione del service, sia interna che esterna verso i nostri clienti. Come dicevo prima, a livello di ricerca e sviluppo, migliorare quella che è l'interfaccia umana verso i nostri sistemi per agevolare in qualsiasi caso l'utilizzo nostro, ma anche l'abilità nostra nel supportare i nostri clienti. E questo è tutto valore aggiunto tangibile, come nel caso del Seaway Fast Mark, o intangibile nel caso dei servizi che noi vogliamo offrire ai nostri clienti. Questa è una cosa che è un obiettivo per noi oggi, ma lo sarà anche chiaramente nel futuro. Seaway Laser non è sicuramente un leader di mercato a livello di dimensioni, ma vogliamo sicuramente essere un punto di riferimento per quelle che sono le tecnologie e comunque la relazione, no? È un po' quello che ha sempre caratterizzato, che ha portato la bandiera della macchina intense anche nel mondo come valore riconosciuto. È chiaramente non solo una qualità intrinseca dell'oggetto che si acquistava, ma anche la capacità di percepire assieme alla macchina tutta una serie di servizi che solo, secondo me, noi italiani riusciamo a dare.
una vision molto chiara e ben delineata, in cui appunto sono protagonista la tecnologia, il servizio. Mi permetto di aggiungere il riferimento che fai a una crescita sostenibile, è particolarmente importante anche per i clienti perché vuol dire anche continuità, la sicurezza di avere in CEO Laser un partner che oggi è presente, è strutturato. Domani sarà in grado di accompagnarti in tutta la tua appunto, avventura ed esperienza con una loro tecnologia. Come dicevi prima, il mercato sta vivendo una fase di grande vivacità, con anche magari arrivano sul mercato nuove proposte, nuove aziende, non tutte storicizzate o strutturate per magari avere questa continuità anche nei prossimi anni, giusto? Poi se vogliamo, se mi lasci aggiungere, diciamo che se stiamo vivendo in realtà, perché non è che sia terminata, perché per qualche mese magari non ci sono più gli incentivi statali. Diciamo che l'incentivo statale in realtà è stato, secondo me, un modo per aprire un tema che sappiamo tutti qual è, quello dell'industria 4.0. Ma sappiamo benissimo che chi delinea le linee guida adesso è già seduto attorno a un tavolo a parlare di quella che tutti quanti chiamano Industria 5.0. E l'Industria 5.0 avrà come tema principale anche la sostenibilità. E questo è in una situazione come quella che stiamo vivendo, che un po' anche il Covid ci ha insegnato a considerare. È una cosa importante. Noi si vuoi laser stiamo già guardando. Perfetto, grazie anche di questo sguardo sul futuro, Federico, di CY Laser, ma secondo me ci sono anche elementi che tratteggiano proprio il futuro di tutto il nostro settore delle lavorazioni della lamiera. L'invito è quindi in fiera, noi ci saremo allo stand CY Laser, padiglione 13 C07 per vedere le novità, parlare di tecnologia, parlare di laser. E capire anche in che modo portare questi nuovi processi all'interno della propria produzione. Io ringrazio Federico Zocche e do appuntamento alla Miera. Grazie a tutti. Grazie.